Ecco, l'ho trovato. L'anno scorso ho tenuto una serie di conferenze in quella scuola. Non è proprio il mio lavoro, ma se me lo chiedono lo faccio molto volentieri. Noi analisti dovremmo essere un po' più presenti all'interno della scuola. E che genere di conferenze? Ma diciamo che ho tentato di tenere ai ragazzi delle lezioni di educazione sessuale prima che scoppiasse il vespaio e fosse sbattuta fuori. Nessuno me ne è mai parlato. E non ne parleranno mai. Non all'interno della scuola. Sono stati proprio gli insegnanti a volere il mio allontanamento. Ed è inutile che io le dica perché. Posso immaginarlo. Vediamo, cosa vuol sapere? Beh, certo che se ha avuto un rapporto così breve con i ragazzi, io non credo sia facile trovare... Possiamo provarci. Dopo la prima inevitabile gazzarra, i ragazzi hanno cominciato a collaborare. Il metodo che io uso per entrare in rapporto con loro è invitarli a scrivermi. Scrivere che cosa? Ma, un po' quello che vogliono. Quesiti, riflessioni, opinioni, insulti. Ecco, per esempio, guardi questo. Ah? Siamo all'iperrealismo. Io lo chiamo Watercloth Graffiti. E chi sarebbe l'autore di questo? Sicuramente un ragazzo della classe della Mussi. Secondo lei che cosa ha voluto fare? Ha voluto provocarla o che cosa? Può darsi. Ma può darsi anche che contenga un messaggio. E ha mai cercato di identificare il ragazzo che ha fatto questo? No, ma potremmo farlo. Ma non so se sia qualcosa di importante. Lei conosce Fausta Sermenti? No, non mi pare. È una psicoanalista che ha tenuto un corso di educazione sessuale nella sua scuola e sembra conoscere molto bene i suoi allievi. I miei? Ah. Sì, adesso ne parliamo in macchina. Andiamo nel suo studio. Da chi dobbiamo cominciare? Ah, non importa da chi, purché siano quelli che hanno fatto la gita. Gianni Bertone. Ah sì, uno alto, fisico d'atleta. Sì, sì, lo ricordo. Piuttosto scarso negli studi, però è amico di Mario Vulci, che lo aiuta nei compiti in classe. Un tipo scaltro questo Vulci. Ecco, senta che tipo di quesito mi ha posto. Ho seguito con attenzione la sua ultima conferenza, ma credo di avere ancora una certa confusione sul ruolo dei due sessi. Potrebbe darmi qualche lezione in privato? E sono tutte di questo tono, le lettere dei ragazzi? No, non tutte. C'è anche chi mi ha chiesto cos'è l'amore. Chi gliel'ha chiesto? Penso una delle ragazze. Barbara Castelli? No, da lei non ho ricevuto lettere. Io sì. Mi piacerebbe parlargliene. Ecco, Mara Combi. Ah sì, Luca Savio, lo ricordo. Non mi ha mai scritto biglietti. Però mi ha spesso messo in difficoltà durante le conferenze con delle domande provocatorie. Provocatorie come? Intelligenti, ecco come. E potrebbe essere stato lui a mandarle quel disegno sceno? Penso di no. Savio è l'elemento forte del gruppo. Questo disegno è opera di un debole che si illude di dimostrare una forza che non ha. Roberto Negri? Roberto Negri. Sì, è un ragazzo timido. Diverso da tutti gli altri. No, lui non mi ha mai posto quesiti e non mi ha mai scritto biglietti. Dottoressa, potrebbe venire un momento in direzione? Non so se sono stata d'aiuto. Comunque questo è il materiale che ho sui ragazzi. Scusate, torno subito. Si tratta di quella coppia che è venuta 2 giorni fa, ti ricordi?